Allenatore e mercato sono i due binari che animano questa settimana a tinte biancazzurre. La splendida prova di Udine contro il Pordenone vale la continuazione dell'esperienza da allenatore della prima squadra di Nicola Legrottaglie, una conferma non definitiva fino a fine stagione. Legrottaglie però guiderà la squadra certamente fino alla gara col Cosenza di lunedì sera e per lui sarà anche la prima l'Adriatico Cornacchia. Le analisi in società proseguono e il presidente Daniele Sebastiani, intervenuto telefonicamente ieri sera nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, fa chiarezza sugli aspetti che incideranno nella valutazione di Legrottaglie. Prima di tutto non voglio bruciare nessuno, voglio capire in questa settimana se il lavoro iniziato la scorsa settimana è accolto con molto entusiasmo dal gruppo, da tutto quello che è, voglio capire se questo è un qualcosa che ci può portare a un bel risultato da tutti i punti di vista oppure no. E allora, se questa settimana la prima è un pochettino frenetica, no? Con le problematiche che ci sono state, questa settimana valuteremo insieme con i direttori, adesso c'è anche il mercato che è da concludere, quindi diciamo che c'è stato meno tempo per ragionare sull'allenatore, ci ragioneremo e poi se non significa se fai risultato o non fai risultato, perché a me domenica sarebbe bastato anche vedere una squadra come l'abbiamo vista. Se non vincevamo, se portavamo un pareggio, non è che cambiava qualcosa. Ti ho detto prova convincente, sì. Capito? Prova convincente. Va bene. Se vogliamo, la questione mercato è ora anche più stringente perché venerdì ci sarà il gong e se l'operazione di sfoltimento prosegue, ora si rende necessario implementare la rosa e compiere alcune operazioni in entrata. È fatta per la cessione a titolo definitivo di Matteo Ciofani al Bari, per lui un anno e mezzo di contratto. Vicina anche quella, sempre a titolo definitivo, del portiere Elan Castrati al Trapani. Per compensare la partenza di Ciofani resta viva l'ipotesi del ritorno di Raffaele Pucino dall'Ascoli, anche se la strada non è in discesa. Il Gioli di difesa ha vestito il biancazzurro nella stagione 2014-2015. Tiene banco la questione centravanti, il nome caldo è quello di Federico Melchiorri. Sebastiani ha ribadito che non è disposto a sborsare la cifra richiesta dal Perugia tra i 5 e i 600 mila euro. Intanto l'attaccante ieri ha giocato e segnato il gol partita che ha dato agli Umbri 3 punti contro il Livorno. Nel dopogara il tecnico Serse Cosmi ha risposto così alla domanda se questa sia stata l'ultima gara di Melchiorri in maglia Perugia. Non lo so e credo che non ci sarà neanche tanto tempo per scoprirlo, insomma, voglio dire. Quindi io ero sicuro che avrebbe fatto gol, questo sicuro, insomma, l'avevo pronosticato. Poi io ci ho parlato con il ragazzo è a posto, è un ragazzo serio, è un ragazzo a posto, oltre che quando sta bene un grande giocatore, quindi... Insomma, futuro da chiarire per Melchiorri e i piani del Pescara si complicano visto l'interesse anche di Entella e del Vicenza Serie C. Un'asta sarebbe controproducente per il Delfino. Sempre per l'attacco spunta di nuovo l'opzione Riccardo Sottil, che ha appena rinnovato il contratto con la Fiorentina. Sebastiani ha detto che è una ipotesi difficile visto che il giocatore ha richieste dalla Serie A. In particolare il Genoa ha chiesto Sottil in prestito ai Viola. L'incontro tra i club potrebbe sbloccare l'affare. Il Pescara può nel caso sperare che alla fine la Fiorentina non ceda il ragazzo ad una squadra potenziale concorrente di classifica.